L'ultimo episodio ha visto la sconfitta dei Rockies contro i Royals, ma la streak di sconfitte consecutive continua ad aumentare. San Francisco e San Diego continuano a vincere, ma questa streak va fermata e lo dobbiamo fare in una sfida contro i San Diego Padres, scontro diretto nella National League West, ma anche uno scontro fondamentale in ottica playoff, perché i Rockies sono terzi in division, i Padres sono subito dietro, di conseguenza la partita al Coors Field di Colorado è di fondamentale importanza. Austin Gomber, allenatore partente, mette strikeout nella parte alta del settimo Xander Bogaerts, in una partita che vede Colorado in vantaggio 3-2. Strikeout fondamentale per limitare i danni con un attacco di San Diego che è rimasto sul pezzo fino a questo momento, così come sul pezzo è Alan Treco, che piazza questa maglia in campo opposto. È un doppio per il giocatore con la maglia numero 13, battuta rimbalzante in campo destro. Doppio per Treco, tredicesimo doppio in stagione per il numero 13. Ryan Weathers è entrato in campo per i Padres, che viene impattato non solo da Treco, ma anche da Jurickson Profar, che gira un bowl inguardabile per la verità. Arriva comunque la validina del giocatore di Curaçao. L'impatto di Ryan Weathers va detto non propriamente idilliaco, anzi, verrà poi punito ulteriormente Ryan Weathers da Ezequiel Tovar. Valida a sinistra per il 14, punto del 2-4 che entra. Profar comunque ci ricorre in terza base, ma viene eliminato. Punto buono in ogni caso, 4-2 per i Rockies che si sono comunque svegliati dopo un periodo di sconfitte consecutive, 12 valide per la formazione di Denver contro le 7 dei San Diego Padres. Per chiuderla ci vuole il solito Pierce Johnson, la garanzia della squadra. Strikeout su Austin Nola, di conseguenza ball game al Coors Field di Colorado. 4-2 per i Rockies, vince Austin Gomber, la salva ancora una volta Pierce Johnson, la streak di sconfitte consecutive finisce e di conseguenza si prosegue nel corso della stagione. Proseguiamo dunque con l'Hub Mercato, abbiamo tre offerte, una da Oakland, una da St. Louis e l'altra da Boston. Oakland ci propone Aledmys Díaz, giocatore esperto, un interbase. St. Louis ci propone la superstar Nolan Arenado, il cavallo di ritorno dei Rockies. Però in cambio di due grandi giocatori, Dustin May e Ryan McMahon, due pilastri di questa squadra. La terza offerta è quella dei Boston Red Sox, Adam Duval, giocatore altrettanto esperto di sistema, però ci chiedono in cambio un bel niente di fatto, solo prospetti. Di conseguenza, anziché puntare su Arenado, che è una superstar affermata, puntiamo su un giocatore di sistema che può essere utile a questa squadra e di conseguenza, un po' forse controtendenza, Adam Duval è un nuovo giocatore dei Colorado Rockies e questo è il suo esordio. Siamo al Truist Park di Atlanta, Georgia, nell'esordio dell'ex, perché Adam Duval ha giocato contro gli Atlanta Braves, peraltro vincendo il titolo e risultando un uomo fondamentale. Eccolo qui Adam Duval con la sua nuova maglia. Queste le statistiche: 263 di media battuta, che non è male, 11 fuori campo, che è di tutto rispetto, e 38 RBI. Duval può dare contatto e potenza soprattutto nelle box di battuta, ma anche buona difesa, perché di base è un terza base, ma può giocare anche in esterna, di conseguenza un giocatore molto utile. Questo è il suo primo at bat con la nuova maglia dei Rockies, che finisce così però, strikeout, e di conseguenza finisce il primo inning 3-0 per i Colorado Rockies, che comunque sono partiti bene. Duval in questa partita gioca anche terza base, affronta Austin Riley, il lanciatore partente dei Rockies, che è Austin Gomber. Riley impatta la palla, scavalca Austin Riley, palla che finisce all'esterno sinistro. Il corridore di Atlanta gira per segnare il punto del 3-1, e tanto di conseguenza sul tabellone, punto che entra. Grande battuta da parte di Austin Riley, che trova il buco dove Duval non può coprire. Rivediamo, impatto molto importante da parte di Austin Riley. Duval ci può fare poco, di conseguenza la palla passa del 3-1. Duval però ha modo di riscattarsi in attacco, arriva la valida da parte del numero 18, singolo a sinistra per l'ex di turno, nonché giocatore dei Boston Red Sox e dei Cincinnati Reds in tempi passati. Seconda valida della carriera con la maglia dei Colorado Rockies per Duval, ne ha già fatta una, non è inquadrato. E quindi abbiamo visto Duval in battuta, in difesa, lo vediamo anche sulle basi. Jurickson Profar è in battuta, la palla viene impattata oltre gli interni, valida anche per Profar. Duval non corre in terza, si ferma in seconda. Occasione importantissima per Colorado per mettere altri punti sul tabellone con due uomini in base. Qui rivediamo palla di Jesse Chavez che rimane in mezzo al piatto. Profar la impatta molto bene e arriva dunque la valida che porta due corridori in base. Alan Treco, abbiamo visto impattare un doppio nella partita precedente. Qui gira e passa la palla, singolo per Alan Treco. Adam Duval gira per segnare il punto del 7-5 e il punto entra. Grande corsa da parte di Adam Duval, che mette il più 2 per i Colorado Rockies, 7-5 sulla valida di Alan Treco, che impatta questa palla interna ma che rimane un po' alta da parte di Jesse Chavez.
singolo che porta a casa il punto del 7-5, che è anche il punteggio dove si presenta Adam Duval nella parte alta del nono. C'è Joe Jimenez nel box di battuta, alla fine impattato anche lui, valida per Adam Duval, la terza valida su 5 apparizioni in battuta per il numero 18, esordi peggiori effettivamente ne abbiamo visti, potremmo dire. Di conseguenza è un buon impatto quello di Adam Duval, che fa creare a Jurickson Profar l'occasione precedente di fatto, perché con un out in più abbiamo ancora due uomini in base, ma Profar viene capponeggiato malissimo da Joe Jimenez. Due out nella parte alta del nono. Si potrà pensare a Alan Treco per mettere altri punti sul tabellone in questa stessa situazione. Prima ha fatto una valida che ha portato il punto centrato proprio da Adam Duval, che adesso è in prima. Lancio Jimenez, strikeout però, di conseguenza finisce la parte alta del nono, 7-5, ma il punteggio per fortuna dei Colorado Rockies non cambierà più, è ball game al Truist Park di Atlanta, Georgia, Austin Gomber la vince, Pierce Johnson la salva, l'abbiamo già vista nella partita precedente, e questo comunque porta momentum alla squadra e anche un buon boost per Adam Duval. Con tutto questo ci trasportiamo ancora una volta al Lab Mercato, stiamo facendo delle modifiche importanti perché nella trade che avrebbe portato Arenado ai Rockies, o meglio riportato Arenado ai Rockies, ci hanno chiesto Dustin May, messo tra gli incedibili, e poi abbiamo cambiato quelli che vogliamo comprare. Will Smith e Zach Gallen sono tra i giocatori eletti per questo Hub Mercato, vedremo cosa succederà, ma intanto torniamo al baseball giocato. Siamo al Great American Ballpark di Cincinnati, Ohio, dobbiamo vincere una partita negli extra inning, per la regola del corridore fantasma si parte con un uomo in seconda, e Ryan McMahon, che doveva essere ceduto ai St. Louis Cardinals in cambio di Arenado e Dustin May, arriva a mettere il doppio che porta il punto del 2-1. Ecco perché abbiamo scelto il sistema e non la superstar. McMahon, uno dei pilastri di questa squadra, ha messo un doppio importantissimo per portare Colorado in vantaggio. Palla impattata molto bene da parte del 24. Decimo doppio in stagione per McMahon. 2-1, corridore agli angoli, poi con un out arriva il giro di massa di Jurickson Profar, che gira ancora una volta un po' inguardabile, ma questo è produttivo perché è una volata di sacrificio, il corridore della terza arriva a casa, non arriva in tempo, l'assistenza della difesa dei Reds, 3-1 per i Rockies, di conseguenza punto di sicurezza messo nella parte alta del decimo. I punti però non si fermano qui, Harold Castro impatta questa curva rimasta in mezzo e quindi punto del 4-1 che entra per questi Colorado Rockies, che hanno capitalizzato al massimo questo decimo inning nella parte alta. Il primo supplementare porterà dunque i punti necessari ai Colorado Rockies per arrivare alla vittoria. Qui replay per Harold Castro, che gira questa curva rimasta molto in mezzo, di conseguenza è un regalo che i giocatori di MLB hanno sfruttato alla grande. Dicevamo, partita che si conclude in un modo improbabile, Pierce Johnson lancia, la palla viene persa, prova la corsa al corridore di Cincinnati in terza, ma è out. Un gioco molto strano permette comunque ai Rockies di vincere la partita 4-1, e se prima abbiamo iniziato con una serie di sconfitte consecutive, adesso la streak è di vittorie e questa streak potrebbe continuare nel match successivo, che peraltro chiuderà questo episodio della Zero to Hero Challenge. Siamo al Coors Field di Colorado Denver, siamo contro i Detroit Tigers, squadra che nella vita reale non ha molte chance, ma è una squadra che qui è sullo 0-0 nella parte alta del settimo contro questi Rockies, che abbiamo visto nella classifica precedente essere lanciati verso qualcosa di importante, verso i posti che contano. Abbiamo visto che Colorado è primo ex aequo con Los Angeles Dodgers e San Francisco Giants nella National League West. E in questa partita però non bisogna lasciare niente al caso, di conseguenza siccome Austin Gomber è stanco bisogna fare entrare i rilievi. Jake Bird è il primo rilievo che viene schierato nella parte alta del settimo ad affrontare Javier Baez e compagni. Qui Scope impatta questa palla rimbalzante però molto facile per la difesa, Ryan McMahon assiste CJ Cron, si chiude la parte alta del settimo, si rimane 0-0, punteggio calcistico in una partita però dove Detroit ha veramente rullato i Rockies, 11 ride contro 4. Miguel Cabrera affronta ancora una volta Jake Bird, lancia ancora una volta perso, stavolta però il gioco dei Cincinnati Reds visto nella partita precedente non funziona, è salvo Eric Hase in terza base, si rimane dunque in questa situazione di due out e corridore in posizione punto. Cabrera non ha boccato al lancio di Jake Bird e di conseguenza si rimane a casa base per il duello. Jake Bird lancia, Cabrera gira, palla che si perde nell'esterno sinistro. Il punto dell'1-0 è entrato, è un doppio per Miguel Cabrera, la leggenda si dimostra ancora una volta per quello che vale.
cioè un grandissimo giocatore. I Detroit Tigers sono sul tabellone con l'11° doppio di Miguel Cabrera, lancio di Bird che è rimasto in mezzo, di conseguenza si rimane 1-0 anche nella parte alta del nono con questa grande battuta in foul da parte di Riley Green su Daniel Bard, che è entrato in partita in corso e mette strikeout Riley Green, il grande veterano richiamato dal triplo A, pone fine nella parte alta del nono. Di conseguenza andiamo nella bottom of the ninth, nell'ultimo attacco dei Colorado Rockies contro Matthew Boyd, lanciatore partente dei Detroit Tigers, che va per la partita completa. Affronta Charlie Blackmon che prende il primo lancio, è strike. Matthew Boyd è un grande esperto anche lui, da anni ai Detroit Tigers, sono dei pilastri della possibile rifondazione dei Tigers, che però stenta a decollare. Qui giro di mazza orrendo da parte di Blackmon su una slider per terra, 0 bolle 2 strike in un duello mancino contro mancino. Caricamento di Boyd, il lancio che è un ball ma Blackmon la gira, è una valida per il capitano. Primo uomo in base per i Colorado Rockies, turno di fondamentale importanza per Blackmon, che ha girato, va detto, una palla in vereconda, ma il capitano con la sua esperienza riesce a mettersi in base e può essere la cosa fondamentale di questa partita. E Leuris Montero è il prossimo battitore, sempre contro Matthew Boyd che rimane sul monte. Lancio di Boyd, giro di mazza di Leuris Montero che la sbatte fuori! La sbatte fuori Leuris Montero! Walk off homer per i Colorado Rockies, che all'improvviso con un giro di mazza vincono la partita 2-1. Montero è il man of the match, esplode il Coors Field e Leuris Montero l'ha sbattuta fuori oltre le recinzioni per vincere la partita e per garantire il primo posto in division a questi Colorado Rockies, che hanno sofferto fino al nono inning contro Matthew Boyd, che non gliel'ha fatta vedere praticamente mai. Montero decide di vincerla così, fuori campo della vittoria. I Colorado Rockies mettono la freccia e sorpassano i Detroit Tigers. La vince Daniel Bard con quel incredibile nono inning. La vinciamo in walk-off, perché nel nono inning ovviamente, se andiamo in vantaggio, non ha senso proseguire oltre. Un finale clamoroso di questa partita e anche di questo episodio. Ci vediamo settimana prossima con la puntata numero 4. Il saluto da parte di Matthew Torgard.